Ma non ho tolto il cazzo di copia obiettivo. Sigla. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su una nuova puntata, un nuovo episodio di It's Logo Time. Oggi parleremo di un logo al quale io sono molto 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 legato, perché è un'azienda nella quale ho lavorato, quindi è il mio passato, è il mio presente, sarà anche il mio futuro, lavorativamente parlando e non. Quindi questo video lo voglio dedicare a tutti i miei ex colleghi ai quali voglio comunque bene, mi hanno insegnato veramente tanto. Questo video è per voi ragazzi. Partiamo, ok? Partiamo dalla base, il significato che deve e vuole rappresentare Canon. Partendo dalla base, Canon nasce come Quanon. Quanon è il nome della divinità buddista, della misericordia, della pietà. Come vediamo, il primo logo, che questo qua, ha al suo interno appunto la divinità Quanon con le sue mille braccia armate all'interno di un cerchio con questo font fiammeggiante. La particolarità è che al di fuori di questo cerchio, sopra in alto, c'è scritto camera. C'è un motivo. L'azienda voleva dare subito un imprint su che cosa facessero, okay? Quindi camere per fotocamere. Ma la puttana, non ho preso le cazzo di mail. Il primo logo è stato questo qua. Non è mai stato usato, nel senso, non è mai stato applicato a un prodotto poi immesso sul mercato. Così come questo successivo, che in realtà è semplicemente il logo precedente spogliato della divinità, della scritta camera, assume questa fonte un pochettino strana. Anche in questo caso viene usato per prodotti che non sono immessi sul mercato, quindi per prodotti prototipi, fondamentalmente per prototipi. Quindi arriviamo al 1935, dove Quanon si trasforma in Canon, perché il mondo probabilmente non era pronto ad avere un prodotto che avesse un nome così particolare, così molto orientale, e perciò l'azienda decise di cambiare il nome, però tenendo sempre questa assonanza tra Quanon e Canon, che, come sentiamo bene la pronuncia, il suono è molto simile. Allora, come vediamo, il logo del 35, il primo logo effettivo di Canon, è un po' sempliciotto, un po' banale, ma nel senso ci può stare, doveva essere una prova che poi si è evoluta. Molto semplice, molto lineare, sembra quasi disegnato da un bambino, che non so se possa essere un bene o un male, anzi, probabilmente è più un male. Se notiamo bene, tutte le varie lettere sono molto simili a quelle che ci sono attualmente, che poi vedremo. Tenetele bene a mente, perché adesso ci arriveremo. Comunque, oltre a questo, e oltre all'assonanza del nome Canon, il nome Canon significa settare gli standard. Perché? Oh, basta questo pezzo di perché, ma tu cazzo. Viene chiamata così perché l'azienda vuole essere il punto di riferimento per determinati prodotti, quindi essere lo standard al quale ogni azienda deve puntare ad arrivare almeno. Poi nel 53, ovviamente c'è stata di mezzo anche la seconda guerra mondiale, il logo Canon assume questa forma qua, quindi diventa un po' più ciccioso, assume questa boldatura che lo rende effettivamente un logo molto più interessante e molto più appariscente. La C inizia a prendere questa caratteristica rientranza a punta in alto, la A ha questa inclinatura, le due N assumono leggermente queste punte all'inizio, e la O è molto simile, richiama abbastanza
quello che potrebbe essere una lente di una fotocamera. Su questo niente da dire, è molto bello, in realtà è anche molto simile a quello attuale. Salto di altri 2 anni, 3 anni, arriviamo nel 56 e il logo assume la forma che ha adesso, assume anche il colore che ha adesso. Quindi abbiamo una C molto più con la punta molto più pronunciata verso l'interno, la A anche qui assume maggior carattere, più presente, come le due N, la O che va a dare questo effetto inclinato che va di pari passo con la A. Inoltre assume questa boldatura che effettivamente lo rende un logo molto più forte. E inoltre assume il colore rosso, il rosso Canon, che viene assunto per richiamare l'attitudine al lavoro, passione, tutto ciò che tendenzialmente racchiude il colore rosso, i significati che gli vengono dati. E poi, da quando è stato creato quel logo fino in avanti, non è mai cambiato. Ciò rappresenta quanto sia stato studiato bene ai tempi questo logo. Niente da dire, se un'azienda per oltre 50 anni mantiene sempre lo stesso logo, vuol dire che è stato fatto un ottimo lavoro. Quindi poi questo logo nell'arco degli anni non solo è stato applicato a fotocamere, ma anche a videocamere, macchine da stampa grande formato, macchine da stampa piccolo formato, macchine da stampa per uffici, un mondo abbastanza completo per quanto riguarda Canon. Ragazzi, anche il nostro piccolo viaggio, il nostro volo in Giappone è terminato. Vi ricordo che ogni giovedì esce un nuovo video, quindi se volete attivare la campanella per non perdervene mai nessuno, sarebbe perfetto. Spero che questo video per l'azienda che mi ha dato tanto si è ricambiato, spero che in tanti miei ex colleghi lo possano guardare, anche solo per poco, non mi importa. E ragazzi, amici, non amici, gente, popolo du mondo, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo appuntamento, sempre qui nel mio studio su It's Logo Time. Ciao!